Ciao a tutti, Domenico Petrolino, benvenuti a questo episodio di Non puoi non saperlo che riguarda il signoraggio. Bene, vi dirò velocissimamente cosa non è questo video. Allora, ci sono decine e decine di video su YouTube che parlano di questa grandissima truffa del signoraggio, i complotti, i poteri forti, il grande ordine mondiale, comunque chiamato. Bene, ci sono quelli, se volete guardarveli sono interessanti, diversi punti di vista, quindi li ho guardati anch'io. Qui invece in questo video cercherò di capire più o meno cos'è il signoraggio dal punto di vista della teoria economica e molto semplicemente evoluzione storica, eccetera, eccetera. Quindi non vi dirò come sempre questi video sono una cosa bella e brutta, cercate di capirla, poi voi ovviamente informatevi con altre fonti e sono sicuro che riuscirete a farvi un'idea ben precisa. Bene, cos'è il signoraggio? Allora, il signoraggio dalla sua, diciamo, etimologia, l'aggio del Signore. Quindi, secondo la definizione di Paul Krugman, premio Nobel per l'economia nel 2008 e professore a Princeton, il signoraggio è il flusso di risorse reali che un governo guadagna quando stampa moneta che spende in beni e servizi. Bene, è una pratica molto antica, si riscontra già nell'antica Roma e in Europa, dal Medioevo fino all'Ottocento, diciamo, si manifesta in questa forma, cioè chiunque poteva portare il proprio oro alla zecca. La zecca lo trasformava in monete con l'effigie del sovrano, quindi ognuno poteva, diciamo, creare la sua moneta. Le monete con l'effigie del sovrano erano, diciamo, una garanzia di qualità dell'oro, del peso, eccetera, eccetera, quindi rendevano più facili le transazioni. Per dare questo servizio, quindi per rendere più facili le transazioni, quindi l'oro non doveva essere più pesato, valutato, eccetera, eccetera, per questo servizio la zecca tratteneva per sé e per il sovrano parte del metallo prezioso, quindi chiamati diritti di zecca, che poi appunto il sovrano si spera usasse per finanziare la spesa pubblica e quindi non venisse, diciamo, sprecato per appunto, come dire, mantenere la corte, eccetera, eccetera, comunque era, diciamo, l'aggio del sovrano. Bene, alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, inizia la diffusione della carta moneta, quindi moneta cartacea. Grazie alla diffusione della moneta cartacea aumentarono le potenzialità di estrarre un profitto considerevole dal signoraggio. Allora, sia perché appunto la carta moneta aveva un costo minimo di produzione, perché non c'era appunto, non c'erano metalli preziosi, sia perché ai biglietti cartacei si poteva imporre un valore arbitrariamente alto. Qui abbiamo uno dei primi casi di iperinflazione durante la Rivoluzione francese dal 1790 al 96 con le banconote chiamate assegnati che venivano appunto usati per, diciamo, il mercato venne inondato di queste banconote per finanziare appunto la macchina dello Stato francese e si ottenne come risultato un'inflazione del 10.000%. Bene, nel tempo, per evitare quindi abusi e inefficienze dovuti appunto di natura politica, si affermò l'idea, non dal giorno alla notte ovviamente, ma col passare del tempo, che l'emissione di moneta dovesse essere affidata a enti indipendenti dai governi. Venne prima affidata alle banche centrali, scusate, venne prima affidata alle banche private che dovevano garantirne appunto la convertibilità in oro. Allora, questa convertibilità in oro, in periodi in cui bisognava appunto la macchina dello Stato abbisognava di più fondi, divenne un problema. Quindi si decise dalla rivoluzione industriale fino agli accordi di Bretton Woods nel luglio del 44, e qui se volete ho fatto un video sugli accordi di Bretton Woods, allora si assiste al graduale abbandono dei sistemi monetari fondati sui metalli preziosi e sulla convertibilità delle monete appunto in metalli preziosi stessi. E quindi il compito dell'emissione della moneta passò gradualmente dalle banche private alle banche centrali, quindi il valore della moneta non era più garantito da loro, ma era garantito dalle leggi dello Stato stesso e dalla politica monetaria delle banche centrali. Come ben sappiamo, le banche centrali
non tutte le banche centrali sono di proprietà, diciamo, dello Stato, l'azionista è lo Stato, alcune sono parzialmente private, altre sono quasi completamente private, le quote sono detenute da banche e assicurazioni come la Banca d'Italia, ma lo vedremo dopo, e altre invece sono statali, come se non sbaglio. Comunque, ci arriveremo dopo. Arriviamo al punto in cui dalle banche private la capacità di battere moneta viene data alle banche centrali. Quindi, il valore della moneta non più collegato a loro, ma garantito dalle leggi dello Stato stesso. Allora, qui bisogna fare una piccola distinzione. Allora, il reddito da signoraggio, quando la moneta è prodotta dallo Stato, funziona così. Quindi, in pratica, lo Stato crea moneta e la spende, quindi questo crea denaro che spende, quindi quello è il suo, come dire, è il suo utile. Ha denaro, lo spende per acquistare beni e servizi, quindi realizzando immediatamente il suo controvalore, al netto dei costi di produzione, ovviamente, che abbiamo visto per la carta moneta essere bassissimi. Quindi il signoraggio, in pratica, quando è lo Stato che produce la moneta, è la moneta stessa, quindi il denaro che può spendere al netto dei costi di produzione. Quando invece la moneta è prodotta dalle banche centrali, le banconote non è la banca centrale che spende le banconote in beni e servizi, come faceva prima lo Stato, ma queste banconote, questi fondi, vengono fornite alle banche commerciali in forma di prestito, quindi le banche commerciali in teoria dovrebbero, diciamo, immetterle nel sistema economico stesso, fornendo prestiti, quindi facendo girare, diciamo, come si dice, l'economia, o utilizzate queste risorse, questa nuova moneta, per l'acquisto di attività finanziarie che possono essere titoli di Stato o attività in valuta estera. Quindi tutte queste attività, quindi prestiti alle banche commerciali, titoli di Stato, attività in valuta estera, generano interessi. Quindi il reddito da signoraggio, quando la moneta è prodotta dalle banche centrali, è appunto si vede appunto come sotto forma di interessi su questa massa monetaria. Le banche centrali pubbliche, che siano pubbliche, quindi appartenenti allo Stato, che siano per la maggior parte private, versano la maggior parte del reddito da signoraggio ai governi. Perché? Perché appunto sono i governi stessi che hanno concesso alle banche il diritto di emettere base monetaria in condizioni di monopolio. Quindi questi soldi, non, per la maggior parte, non rimangono alle banche centrali, ma vengono dati al governo. Come funziona nell'area euro, visto che abbiamo appunto la Banca Centrale Europea? Allora, i governi dei paesi membri hanno il reddito da signoraggio per il conio delle monete metalliche, mentre la BCE prende in cassa il reddito da signoraggio per la produzione, per la stampa di banconote. La BCE poi ridistribuisce questi redditi alle varie banche centrali in ragione della rispettiva quota di partecipazione. Nel caso della Banca d'Italia è il 12,5%. Bene, Banca d'Italia. Abbiamo detto che appunto le banche centrali molto spesso non sono di quote, non sono di proprietà dello Stato, quindi di tutti noi, ma sono private, e questo è il caso della Banca d'Italia. È sì un istituto di diritto pubblico, ma le sue quote di partecipazione al capitale sono in grande maggioranza private. Il 94,33% di proprietà di banche e assicurazioni e il 5,67% di proprietà di enti pubblici come l'INPS e l'INAIL. Bene, allora, come funziona il reddito da signoraggio per la Banca d'Italia? Allora, la Banca d'Italia ha ovviamente uno statuto che dice che prima di tutto bisogna pagare le imposte sui redditi della Banca d'Italia, i redditi da signoraggio, eccetera. Quindi si pagano le imposte, che quindi vanno al governo. Una volta pagate le imposte, si può distribuire ai partecipanti soltanto una piccola parte degli utili, che è quantificata come massimo deve essere il 4% delle riserve dell'anno, dell'ammontare delle riserve dell'anno precedente. Quindi si pagano le imposte,
sugli utili, quello che rimane dopo le imposte viene per la maggior parte dato allo Stato, quindi dal 20 al 40% viene aggiunto alle riserve valutarie ordinarie e o straordinarie e la restante parte trasferita di nuovo al pubblico erario. Allora, qui un minimo di, come dire, di conseguenze, cercare di capire quali sono le conseguenze dello stampare monete, stampare troppa moneta. Allora, molto spesso, come appunto vedremo il caso dell'Italia, il governo ha tentato di finanziare le proprie spese, quindi il deficit pubblico, aumentando, stampando moneta, quindi cercando di aumentare le entrate da tesoreria. Questo ha causato, ovviamente, causa inflazione e molto spesso iperinflazione. Abbiamo visto appunto l'esempio degli assegnati, questa carta moneta della rivoluzione francese, ma il caso di iperinflazione più studiato dagli economisti è quello appunto della Repubblica di Weimar nella Germania del 22-23. Qui conosciamo benissimo tutti quelle note utilizzate per alimentare il camino. Allora, il marco prima dell'agosto del 23 valeva, allora, un dollaro valeva 4,2 marchi. Nell'agosto del 23 un dollaro valeva 1 milione di marchi e qualche mese dopo un dollaro valeva, se non sbaglio, 4.200 miliardi di marchi. Quindi questa è, come dire, un'estremizzazione, un caso così eclatante di inflazione, iperinflazione da stampa eccessiva di moneta. Per questo motivo gli economisti definiscono il signoraggio anche come una tassa da inflazione. E infatti a tutti gli effetti una tassa che gli operatori economici, quindi imprese e famiglie, pagano al governo nella forma di un forzato minor potere d'acquisto della moneta detenuta nei propri portafogli. Quindi se c'è, come dire, molta carta moneta, moneta sul mercato, ovviamente il suo valore diminuisce. Allora, la teoria economica su questo è molto chiara e relativamente semplice, però nonostante questo, molto spesso i governi, per ragioni politiche, come dire, cadono di nuovo in questa trappola del signoraggio, avendo una visione di troppo breve periodo, cercando di risolvere dei problemi, come dire, anche appunto di guadagnare voti, eccetera, eccetera, cercando di risolvere dei problemi, come dire, a molto breve periodo, non curandosi delle conseguenze della stampa che possono portare, appunto, che può portare la stampa eccessiva di moneta. Queste cose si sanno, è molto chiaro, però molto spesso i governi comunque cadono in questo errore. Quindi il signoraggio ottenuto dal governo, quindi il signoraggio reale, può essere misurato dal potere d'acquisto della nuova base monetaria, quindi dei nuovi soldi immessi sul mercato, però appunto reale, quindi in rapporto all'indice dei prezzi. Allora, esempio facilissimo, se il mio stipendio dall'oggi al domani viene raddoppiato, io in teoria sono contento perché il mio stipendio viene raddoppiato, però se i prezzi allo stesso tempo, nello stesso periodo, raddoppiano, per me non cambia nulla, se i prezzi triplicano, nonostante il mio stipendio sia raddoppiato, io in realtà ho perso potere d'acquisto, sono più povero. Stessa cosa per la massa monetaria, quindi il signoraggio reale è uguale alla massa monetaria immessa dal governo in rapporto all'indice dei prezzi. Ecco, vediamo qui con questa curva di Laffer modificata per signoraggio e l'inflazione. Allora, se il ricorso al signoraggio fa certamente aumentare l'inflazione a ritmo virtualmente illimitato, questo aumento dell'inflazione non si traduce necessariamente nell'aumento del signoraggio reale riscosso dal governo. Anzi, quando l'inflazione aumenta troppo, in realtà il signoraggio reale, come abbiamo visto, diminuisce per elevati livelli di inflazione. Quindi se i prezzi aumentano troppo, non importa quanta moneta io immetta sul
mercato, in realtà quello che il governo incassa è sempre meno, sempre meno, sempre meno. Esempio di nuovo molto semplice: il mio salario viene raddoppiato, ma i prezzi raddoppiano, triplicano, eccetera, eccetera, e quindi io sono in realtà più povero. Quindi l'ottimale, diciamo, del rapporto inflazione-signoraggio reale qui sulla punta di questa curva. Ripeto, questa equazione è conosciuta molto bene la batteria, questa equazione è conosciuta molto bene da economisti, governatori, dalle banche centrali, eccetera, eccetera, però spesso viene ignorata purtroppo per ragioni politiche, per cercare di, appunto, risolvere problemi senza curarsi nel lungo periodo, ma soltanto nel breve periodo, fare azioni per guadagnare voti, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, questa è una tabella, dati del Fondo Monetario Internazionale, ricorso al signoraggio per un certo numero di paesi, dal 75 all'85, qui siamo ovviamente prima dell'euro in Italia. Allora, la percentuale di signoraggio rispetto a fonti alternative di finanziamento in Italia in quel periodo era del 28%, quindi il 28% di tutto quello che veniva finanziato con il signoraggio, mentre in Germania nello stesso periodo c'era il 3,85, il 6 negli Stati Uniti e il 18 per esempio in Brasile. L'Italia, appunto, il signoraggio valeva sempre in quel periodo il 6,60% del prodotto interno lordo, mentre per esempio negli Stati Uniti l'1,17 e in Germania l'1,08. Bene, se non sbaglio, sì, abbiamo finito. Spero sia stato interessante, per me lo è stato molto, ha chiarito molte cose. Andate, ci sono moltissime risorse su internet, il sito della Banca d'Italia, ovviamente Wikipedia, ci sono un sacco di siti che appunto anche qui criticano molto questa pratica del signoraggio, altri sono a favore, quindi ripeto, fatevi una vostra idea e mi raccomando, continuate a studiare. Ciao a tutti, alla prossima.